Allora io a questo punto credo che abbiamo incuriosito abbastanza. Propongo la nostra classica sintesi dello spettacolo che non è didascalica, non vuole spiegare, vuole solamente evocare, lo dico sempre, sarò noioso per chi ci segue sempre, vuole evocare le emozioni che abbiamo vissuto nell'assistere all'allestimento. Vediamo insieme. Tra quei corpi, i suoi occhi,
li ho ripresi a lungo i suoi occhi, attoniti, persi davanti a quel scempio. Era il nostro montaggio delle emozioni, come abbiamo detto e come diciamo sempre. Molto bello, grazie. Complimenti e grazie alla troupe che ha girato e che ha montato queste immagini, devo dire. Grazie. Sì, ringrazio ovviamente il nostro, gli operatori con cui, sì, fidati, con cui ci muoviamo sempre. No, mi scusi, io li ho trattati un po' male. Perché quando facevano riprese durante le prove, ero talmente, dico, no, non mi ricordo le cose che devo fare. E volevo farmi perdonare, insomma, perché poi sono molto bravi, hanno fatto un bellissimo lavoro. Sì, ecco, però ci tengo a distinguere i campi di azione, perché vabbè, insomma, gli operatori fanno le riprese. Assolutamente sì, tra l'altro bisogna saper riprendere in un certo modo. E soprattutto bisogna, il montaggio, ecco, molto il interessante. Montaggio, nel montaggio, insomma, dico che il merito ovviamente è del Signore, insomma, nel senso che è Lui che mi dà il talento, per cui, e poi ovviamente Massimo Giannotti, il mio braccio destro con cui allora, faccio questo lavoro. Saluti a Massimo. Assolutamente. E, allora, questa professione continua a insegnarmi a vivere. Questa è una sua frase. Sì. E voglio usare questa frase per iniziare il discorso su Semi d'Acciaio. Sì. Cosa le ha insegnato stavolta? Ecco. E sarò banale, ma quando incontri un lavavetri, si chiamavano così, insomma, più o meno, tanto per identificare la persona che è arrivata nel nostro paese e che deve mettere insieme il pasto, un pasto o due, ricordiamoci, io mi ricordo di più, molto di più, da dove vengono queste persone, a cosa sfuggono e la complicità più o meno dichiarata della nostra civiltà occidentale, tanto avanzata, ma che non qualche cosina da farsi perdonare ce l'ha. E che produce con le bombe. Esatto. E adesso poi vedremo anche perché. Nadia, uso la musica, questa è una cosa che mi interessava molto, uso la musica per preparare un personaggio, a ognuno abbino un brano e poi ci lavoro. Sì. E allora a questo punto a me viene da chiederti, quale brano, se c'è stato un brano musicale che hai usato per questo personaggio di giornalista? Per Rukia, sono canti di questa cantante africana che si chiama Rukia Traore. Oh. E poi quindi musica africana e poi uso anche molto musica classica comunque a prescindere per qualsiasi personaggio. Vorrei capire di più, vorrei provare a capire di più. Sì. Che vuol dire usare un brano per entrare in un personaggio, per lavorare, per non so come descriverlo, è in senso fisico, è per impregnarmi di un'atmosfera, per preparare il mio corpo anche, trovare una rilassatezza, perché ho notato che quando sono molto rilassata, io faccio molto rilassamento prima, assorbo, non so, le cose vengono. Se sono un po' tesa, lo farò in modo diverso il mio percorso in questo personaggio. Per cui, e la musica mi aiuta, devo trovare sempre il pezzo giusto.